Salsiccia. Tacca i cani? No, però ha paura e quindi fa così. Quando sono lontani, una volta che sono vicini, poi scappa, si mette in mezzo alle gambe e piange. Ciao, salsiccia. Ciao, salsiccia. Penso che sia la prima volta che annusa la gamba di un estraneo. Ma seriamente. No. Perché ho sti pantaloni da una settimana e mezzo. Secondo me per questo. Non me li cambio più, sparmio. Aspetta, faccio anch'io. Adesso abbiamo un altro cane che sta arrivando. Vediamo cosa fa salsiccia. Arriva un cane, attaccalo. Siamo scese lungo la via di casa. Uno con un pastore tedesco libero le è praticamente saltato addosso. Da lì basta, ha stra paura di tutto. Brava. Ma sei bravissima. Mi guarda, come per dire, la difendi. Questa cos'è? La nano class? Sì, mini class. Anche loro hanno bisogno di una scuola. Dico, ma non ha mai giocato con gli altri cani? No, perché fa così. Non si avvicina. Neanche con mio suocero, nonostante sia 5 mesi che la vivono. Puoi comprarla con biscotti, bistecca, ma lei non gliene frega niente di quello che tu hai in mano. Cioè, vedete qua, quando passo il guinzaglietto, qui c'è una contrazione. Vedete? Guardate qua. Sì. Questa è refrattarietà al contatto, quindi il fatto che lei non voglia farsi toccare dagli estranei è dato dalle sue carenze di docilità e dalla refrattarietà al contatto. È una caratteristica genetica, è come se avvertisse un fastidio nel momento in cui si ricerca l'interazione tattile. Tutto ciò che lo precede, l'avvicinamento e tutto questo, viene respinto. Poi in fase di abituazione può accettarlo, per dire, con voi lo accetta. Brava! Qui sta cercando di andare in evitamento e ovviamente viene bloccata, no? Io sto calmo, tranquillo, sereno. In questi casi un estraneo, una persona che non ha particolare capacità, tenderebbe a fare delle cose che porterebbero salsiccia a non voler mai interagire con lui o con lei. Bisogna stare tranquilli, calmi, sereni. Sarà poi il cane che comprenderà che noi non siamo un pericolo. C'è bisogno del suo tempo, bisogna fare le cose con molta calma. Adesso riesco ad accarezzarla. Brava! Nessuno l'ha mai accarezzata così. Nessuno, mai. No. Non si fa toccare. Soprattutto se poi la guardi. Ciao, se poi la guardi è dall'altra parte della casa. Guarda. Amore. Però si fa prendere in braccio. Guarda, te la sta coccolando come se fosse un amico. Incredibile. Nessuno mai l'aveva mai accarezzata, nessuno si era mai neanche avvicinato. È strana sta cosa. È strano il fatto che si è in braccio Tommaso e si faccia coccolare come se fosse me o lui. Guarda. Sì, è pacifica. Che lui pensa che sia la persona più calma e pacifica di questo mondo. Sembra che non è più il mio cane. Io, così distante da lei, fa tenere in braccio da fondamentalmente un estraneo. E lui ce l'ha in braccio. Va bene, ciao, ti diamo il mantenimento del mangime, ok?